categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, soluzioni ICT. Leggiamo la motivazione. Per fornire sempre al cliente delle soluzioni personalizzate attraverso l'integrazione delle competenze dei suoi specialisti con le tecnologie dei maggiori player del mercato informatico, per la grande innovazione, la professionalità e il dinamismo. Il premio va a SMS Engineering. E con me sul palco sta arrivando Rosangela Capasso, Managing Director. Benvenuta. Benvenuti, grazie. E complimenti. Guardi, si avvicini pure al premio. Eh beh, ci sono anche le foto ufficiali, ma anche del team che è arrivato con lei, insomma, dalla nostra platea di Palazzo Mezzanotte. Complimenti. Grazie, grazie. Un bellissimo riconoscimento, devo dire. Prego, si accomodi. Infatti, mi ha anticipato. Veramente sentito. Cosa significa per voi, soprattutto in questo momento? Un momento molto particolare, un momento difficile, per cui questo riconoscimento assume un valore doppio, no? Quindi, certo, diciamo, è veramente molto importante, soprattutto sia per le tematiche, quindi diciamo per il riconoscimento che c'è stato, anche con la motivazione, no? Quindi che ci è stata data, ma anche proprio tenuto conto, diciamo, del momento molto molto particolare che stiamo vivendo, che sta vivendo la nostra azienda, il nostro territorio e tutto il mondo, chiaramente. Certo, certo. Beh, quindi insomma, essere definita eccellenza dell'anno in questo contesto. Sì, questa è una cosa che veramente ci onora veramente tanto. Assolutamente. E siamo veramente molto contenti. Assolutamente. Anche perché è una sfida continua, e quindi anche soprattutto in questo momento ci siamo sentiti veramente, diciamo, molto molto onorati nell'aver ricevuto questo riconoscimento. Ecco, e nella motivazione effettivamente si mette in luce come ci sia la continua integrazione. Lei ha parlato di continua sfida, giustamente, la continua integrazione delle competenze degli specialisti, quindi primo punto, però con anche le tecnologie avanzate, perché parliamo dei maggiori player del mercato informatico, chiaramente. Sì, perché poi la sfida qual è? Quella comunque di saper sempre conciliare quelle che sono delle tecnologie con, chiaramente, diciamo, delle realtà del nostro territorio, soprattutto anche del nostro territorio campano, anche se noi abbiamo un respiro comunque, diciamo, nazionale, anche internazionale con la nostra sede a Londra. Però è chiaro che, diciamo, la nostra sfida è quella di poter coniugare quelle che sono, diciamo, delle tecnologie con competenza per poter poi portare sui nostri clienti quella innovazione che sia chiaramente, diciamo, compatibile e sostenibile con le organizzazioni che chiaramente sono presenti in azienda. Quindi è chiaro che queste sono sfide, perché molto spesso ci sono delle problematiche che non è possibile replicare, e per questo parliamo di tailor made, no? Soluzioni, certo, su misura. Quindi chiaramente noi intercettiamo quelle che possono essere dei bisogni, delle problematiche, e cerchiamo, diciamo, di fare in modo che possa essere, diciamo, la tecnologia, lo sviluppo, chiaramente un fattore competitivo perché le aziende possano crescere e noi insieme a loro, perché poi è chiaro che noi siamo tipicamente partner dei nostri clienti piuttosto che fornitori. Beh, poi ha detto lei prima, insomma, l'evoluzione tecnologica, soprattutto poi in questo anno, è accelerata, però insomma senza la competenza non serve a nulla. Infatti, no? Diciamo, noi investiamo molto, diciamo, sulla competenza e fare in modo che, diciamo, sulla crescita proprio, sulla preparazione, delle nostre risorse, di tutti, perché noi ci sentiamo chiaramente tutti parte di gruppo, di un gruppo, di team, che ovviamente, e quindi se cresciamo dobbiamo crescere tutti insieme, perché dobbiamo tutti mostrare la nostra competenza, ma d'altra parte il nostro impegno continuo nel rinnovarci e nello sfidare, perché a me piace molto la sfida, perché per me ogni giorno è una sfida. Certo. No? Quindi questo è, diciamo, un poco il tema, il concetto. Ma infatti si parla di innovazione, professionalità e dinamismo. Dinamismo, insomma, sì, perché soprattutto in questo contesto chi si ferma è perduto, no? Sì, più che mai più adesso. Più che mai ora, con quello che ci è capitato, purtroppo, e quindi dobbiamo guardare sempre avanti, altrimenti veramente non si riesce poi a dare un senso al domani.
Assolutamente, anche appunto dopo questo anno abbondante siamo in una fase di ripartenza. Dove chiaramente anche la tecnologia ha avuto chiaramente una grossa, è stata rilevante perché ha dato la possibilità anche diciamo di continuare in alcune attività che se noi ci pensiamo 30 anni fa sarebbero state completamente ferme. Certamente. E quindi noi abbiamo aiutato attraverso diciamo ecco competenza, ma sicuramente diciamo integrando tecnologie fare in modo che molte aziende siano appunto cioè abbiano potuto continuare nel loro business. Certamente, quindi insomma me l'ha già detto, però ribadiamolo, tante sfide ancora vi attendono. Sfide perché tanti progetti. Futuro, tanti progetti, soprattutto diciamo ci sono diversi settori, abbiamo diverse business unit all'interno dell'azienda che va dallo sviluppo software, settore ERP, quindi con tutta una serie diciamo di software gestionali e ovviamente non trascurando un settore fondamentale è quello dell'infrastruttura, quindi delle tecnologie, certo. Data center, quindi sviluppo diciamo di tecnologie data center, sicurezza, che è un altro tema rilevante, no? Oggi, perché poi con questa la sicurezza diventa poi un fattore determinante oggi, perché sulla protezione del dato, sulla protezione diciamo dei dati sensibili, tutto diciamo. Sì, certamente, anzi tutti abbiamo iniziato a fare più cose grazie alle tecnologie, però di conseguenza però è chiaro che dobbiamo in qualche maniera tutelarci e quindi anche quella diventa un'altra sfida, perché poi chiaramente pure lì c'è da integrare, c'è da anche diciamo da diffondere la cultura, no? Assolutamente, questo è un concetto molto importante, perché molto spesso non c'è cultura anche nella protezione, nella predisposizione diciamo nel contesto dei dati. Assolutamente. E quindi chiaramente anche quello è veramente importante. Senta Rosangela, visto che lei mi ha detto che le piacciono le sfide, io gliene servo una sul piatto d'argento, cioè avete vinto questo premio come eccellenza dell'anno, noi continueremo a monitorarvi perché ormai siete entrati a far parte dell'eccellenza. E questo ci fa molto piacere. Ecco. E quindi speriamo di ritrovarci qui nella prossima edizione degli Awards. Noi ce la metteremo tutta. Okay. Ce la metteremo tutta e ci contiamo, ecco, ci D'accordo. Contiamo. D'accordo. Io e a nome, diciamo, dell'azienda e soprattutto dei miei soci che sono che qui l'hanno accompagnata, e che mi hanno giustamente. Sì, certo. E che poi vedremo nelle foto di repertorio, perché adesso facciamo anche tutto un bel servizio fotografico, giustamente. Prego, adesso può ritirare fisicamente il premio. Benissimo. Complimenti, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, soluzioni CT. Grazie Rosangela Capasso. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Grazie.